Ieri a Monfalcone è morto un ragazzo di 19 anni, è morto quasi da invisibile perché nella giungla delle filiere del subappalto, delle cooperative dove il lavoratore diventa una matricola, una persona che presta un lavoro per poche ore, per pochi giorni, è un io non lo conosco, non so chi sia. Bene, è morto e adesso quel nome lo devono conoscere tutti. È un ragazzo di 19 anni, uno come tanti, uno a cui sono stati sfilati i diritti. E a proposito di diritti sfilati, voglio raccontarvi anche il caso dei lavoratori della FedEx, una multinazionale che sicuramente non ha problemi né di cassa, né di profitti, né di bilancio. Non è insomma una multinazionale in crisi. Bene, nonostante questo, nonostante l'ottimo stato di salute, ha annunciato qualcosa come 360 esuberi e ad altre 40 persone circa ha mostrato la porta, perché ha detto loro che si devono trasferire in posti logisticamente lontani. Fanno sempre così quando vogliono riformare, quando vogliono riammodernare le loro strutture, quando le vogliono riorganizzare. Bene, io direi che è arrivato il tempo in cui i lavoratori non scompaiono più, i lavoratori non sono più delle materie. Matricole non sono dei numeri, hanno dei diritti perché sono dei cittadini italiani coperti e garantiti dalla Costituzione italiana.